domande adesso, vediamo. Se è sì. No, c'entra, non era tutta una serie di cose, semplicemente chiarimenti. Allora, cominciamo con gli aggiornamenti. Sì. Quindi mi ha detto, possiamo essere aggiornati sulle uscite, eccetera, però il meccanismo è sempre quello delle parole chiave. Non è possibile magari scegliere una categoria di UI che è più specifica? No, perché le risorse contenute in Metalib non hanno le categorie di UI. Sì. Sono metataggate soltanto con sì. Le righe verbali. Sì, può usare per esempio l'opzione soggetto, che poi viene mappato a seconda della banca dati su campi diversi, per cui alcune banche dati hanno il vero e proprio campo soggetto che può venire da un thesaurus, altre invece sono un po', diciamo, più rilassate su questo aspetto e quindi hanno un campo keyword che viene inserito dall'autore. Quindi rimangono tutti i problemi poi dell'incertezza semantica. Sì. Allora, questo non dovrebbe essere, cioè nel senso che le riviste indicizzate nell'uno e nell'altro sono le stesse, nel senso che se lei trova un articolo su Google Scholar, vede il pulsantino di SFX e ci clicca sopra, quel pulsantino di SFX va a controllare il nostro posseduto nello stesso database in cui pesca anche Metalib e anche il link che trova nella home del sito della biblioteca, perché il riferimento è unico. Io entro attraverso, non attraverso SFX, ma attraverso il loro link che è fulltext@unibib.it e le posso dire assolutamente, adesso non mi ricordo se è Business History o Business History Review, sono due cose diverse, però una ho accesso attraverso Google Scholar, ma non attraverso Metalib. Ho provato proprio, perché ho detto a un collega, guarda, c'è un articolo che ci interessa, io sono entrato su Google Scholar, me lo sono scaricato e stampato, lui no, attraverso Metalib. Si è risolto. Allora, in realtà quel link a cui si riferisce è comunque l'equivalente del bottone. Poi può darsi che per qualche risorsa, per qualche rivista specifica, ci possano essere delle discrepanze dovute magari all'aggiornamento della database del posseduto, magari il collega può aver cliccato in un punto diverso, poteva essere, adesso dipende da quello che uno ha fatto nella singola sessione, però di principio il posseduto è lo stesso. Ok, altro piccolo caso. Sì. No, scusi, siccome volevo dire una cosa sulla domanda di prima di mettere altra carne al fuoco, rispetto a quest'ultimo punto vale un po' per tutti, quando notate delle anomalie, delle stranezze, delle cose che non dovrebbero succedere, segnalatecele, scrivete appunto all'indirizzo che fa capo all'ufficio di Francesca Verga, così che se c'è un qualche falso contatto, diciamo, dal punto di vista informatico, provvediamo affinché altri non si trovino nel disagio di non scaricarsi l'articolo quando invece questo dovrebbe avvenire. Quindi questo vale più in generale. Rispetto invece alla ricerca per CDD, mi è venuto in mente che sulla piattaforma Torrossa di Book e Journal, detta anche Casalini, ad esempio nella lista Z, come vedevamo qua, perché di fatto l'editore che c'è dietro lui, è possibile fare una ricerca di libri per CDD. Chiusa parentesi, porto il microfono così sentiamo meglio la terza domanda. No, ma io tanto dico due stupidaggini, non è, cioè, io sono un buco nella ruota di scorta dell'Ateneo, dico sempre, è più che una risorsa. Allora, un'altra piccola cosa, è sempre dell'esperienza quotidiana, insomma. Sono andato a fare una ricerca all'Università di Brema, ho trovato tutta una serie di cose, tra cui anche una serie di libri elettronici, uno in particolare mi interessava. Avrei avuto accesso lì, però era attraverso, ecco, ho riconosciuto, visto che è EBSCO, ho detto no, questo non mi serve, prenderlo qua, lo prendo in bicocca, sono ritornato qui e a quel libro non avevo accesso da qui, ed era, e sempre bisogna EBSCO. Sapere dal ci sono tipi diversi di EBSCO? Allora, come gestore, colleziona uno, colleziona no, due. La piattaforma di EBSCO
è unica, la piattaforma degli ebook di EBSCO è unica. Bisogna vedere quale libro era, da dove accedeva, se si è trattato magari di un disservizio momentaneo. Siccome di questi 118.000 libri, molti in realtà fanno parte di un abbonamento di EBSCO che periodicamente viene aggiornato. Sì. Per cui magari era un'edizione vecchia, tra le due volte è stata tolta e sostituita con quella più nuova. Diciamo che sono piccoli problemi che però riguardano titoli singoli, per cui ce le segnalate al momento, noi vediamo qual è il problema. È anche un'esperienza positiva che posso magari dire, insomma, a un certo punto sono arrivato attraverso il nostro Metabib a un libro che era dato per presente, in realtà non c'era accesso, ho mandato la mail, mi ha detto mi scusi, nel giro di 24 ore è stato comprato e io l'ho avuto, per cui complimenti, grazie. Grazie. Quindi grazie le cose funzionano, per carità, non è un cahier de doléances quello che sto facendo, anzi ci sono risorse che non, in altre università assolutamente si sognano. Un'ultima domanda, forse la più complicata. Chiaramente il problema per chi fa ricerca non è trovare i libri disponibili in biblioteca, almeno questo è il meglio. Per chi fa ricerca il problema è trovare tutti i libri rilevanti su quell'argomento. Salta fuori che magari certe cose, perché ci sono altri abbonamenti, siano disponibili in altre università. Mi è capitato Padova, no? Che ha collezioni JSTOR diverse rispetto alle nostre. E possiamo fare un prestito interbibliotecario stile SBN tra università, oppure... Allora, lei può richiedere il prestito interbibliotecario per una cosa che noi non abbiamo né in digitale né in cartaceo. Ecco. Però al momento... Proprio anche per legge il prestito interbibliotecario è previsto solo cartaceo, per cui i colleghi non possono mandarci l'ebook in formato digitale in prestito interbibliotecario. Per adesso quindi è una domanda. Finito, grazie. Ok. Passo avanti. Difatti sì, adesso ve l'ho chiesto, l'ho comunicato e quindi lo farò sistematicamente. Adesso mi odierete fino alla fine. No, volevo anche dire un'altra cosa di cui parlavamo poi con il professor Guarini. Ovviamente chi fa ricerca lo sa, lo conosce, forse per gli studenti non è altrettanto evidente. L'accesso alle piattaforme ebook free, no? Stile archives.org, che ha più di 2 milioni di libri, in alcuni casi importantissimi anche dal punto di vista dell'italiano. Per esempio io lì ho trovato tutti gli 8 volumi dei discorsi di Camillo Cavour, che qui a Milano tra l'altro completi non ci sono. Forse mettere un link su queste banche dati free non sarebbe male, perché voglio dire, noi sappiamo che c'è uno studente, un laureando, forse no. Sì, voi se trovate delle banche dati, delle piattaforme, delle riviste elettroniche che sono free, segnalatecele, che noi vediamo come inserirle in Metalib e o in SFX. SFX, per i non addetti ai lavori, è la famosa lista delle riviste e degli ebook che vi ho fatto vedere prima. Per cui voi segnalate quello che volete far inserire e poi noi vediamo come si può inserire. Sì, magari anche soltanto nel tutorial, a un certo punto dire guardate che esiste anche tutto questo. Io ho finito. Sì, volevo tornare un momento sull'ebook presente all'Università di Padova. Siccome la nostra intenzione è proprio quella di arricchire la nostra collezione in formato digitale, a maggior ragione, riferimento al fatto, come diceva prima la mia collega, che non è possibile chiedere in prestito un ebook, fate prima segnalarci il desiderio, insomma, di far acquistare alla biblioteca quell'ebook, perché riusciamo ad averlo più rapidamente e poi arricchiamo anche la collezione, quindi serve anche ad altri. Molto più banale, per avere il numero di una rivista, talvolta io non chiedo titoli, non chiedo parole chiare, voglio un numero di una rivista e fare un normale lavoro di spoglio, sì. Quindi a vedere l'indice, allora comincio a chiedere via Metabib e vengo mandato in direzioni spesso strane, arrivo su JSTOR, vogliono dei soldi da me. Mi danno la versione inglese mentre io chiedo quella francese. Ecco. Allora, per un lavoro invece terra a terra, un numero di riviste di alta consultazione, di cui io voglio tutto il numero, non voglio
un articolo. Qual è la via più rapida? Riviste elettroniche, Metabib, cioè qual è la procedura più efficace per non essere mandato in un mondo di controsensi? Allora, lei sa già quale rivista vuole. No, che... guardi, provi un attimo, Social History. Sì, ok. Allora, per esempio... l'ultimo numero che esiste, vediamo l'ultimo che voglio okay, fare. Ok, allora, casistica, abbiamo una rivista che sappiamo già che ce l'abbiamo e vogliamo vedere l'ultimo numero. No, io non so, faccia che io non so. Io okay, voglio questa vuole rivista, vedere. Cosa comunque, faccio? Sì, non cambia. Lei comunque c'è già il titolo della rivista, quindi un problema, diciamo, relativo alla disponibilità di una determinata pubblicazione. Sì, non... ecco, no. Come? Voglio tutta la rivista e voglio fare il lavoro di spoglio, indice, recensioni, così. Allora, praticamente deve andare in riviste elettroniche e libri elettronici. Riviste e libri elettronici qua, sì, che è sempre quella sezione che si vede anche in Metalib. Andare sulle riviste elettroniche e inserire qua il titolo della risorsa. Clicca su Vai. Ecco. Allora, in questo caso ne abbiamo solo due. Clicca su SFX e la porta al sito originale. Allora, qua abbiamo i vari editori, per ecco, cui noi ci interessa l'ultimo numero. Questo qua, guardiamo, Nogis, Thorax and Sciences, ce l'abbiamo dal 76 al 2007, per cui già questo lo scartiamo. Invece, Taylor Scusi, and Francis... Dov'è che vede che c'è dal 76 al 2007? Ah sì, qua sì, ho sotto, capito, adesso vedo. Sì. Disponibile, ecco qua. Qua sotto invece, sotto Taylor & Francis ci dice disponibile dal 1997, volume 22, fascicolo 1, il che significa non c'è una data di chiusura, per cui ce l'hanno ancora. Non riempio niente perché tanto voglio l'ultimo numero uscito, ma non so che numerazione ha, per cui clicco su Vai. A questo punto lui mi manda al sito originale. Se sto accedendo per esempio da casa o comunque da un computer che non è un'università, mi può chiedere di loggarmi a seconda di quello che ho fatto prima, metto i dati della webmail di Ateneo da quel punto di vista lì, da quel momento lì io sono in rete di Ateneo, e mi manda al sito della rivista e qua trovo tutta la lista dei volumi. Quando arrivo qua me la cavo. E ogni dispositivo di cui io dispongo può avere accesso, quindi una volta che faccio il login, quello che sia un fisso, un portatile, un tablet, sì. Non c'è un numero indefinito di entrate, basta che io abbia la mia... Grazie. Sì, esattamente, magari può cambiare un attimo la grafica, che alcuni siti hanno la grafica per esempio per i tablet e i cellulari, però i contenuti sono gli stessi. Sì, no, forse è una questione un po' troppo sì. Tecnica. Io non riesco a scaricare gli articoli perché mi chiede in continuazione i riferimenti, username e password. In continuazione. Allora, un problema di settaggio strano. Quello lì è un problema che si presentava con l'impostazione del proxy precedente a quest'ultima me lo continuo a fare, che abbiamo iniziato adesso, per cui sostanzialmente deve levare la configurazione precedente. Se dopo mi lascia la sua email, io domani le mando le istruzioni per disattivarlo, dopodiché quando è fuori rete accede col sistema nuovo e a quel punto le chiederà una volta di loggarsi nella webmail. Quindi ancora sì. Infatti uno dei motivi per cui abbiamo cambiato proxy.